Avvocato Scalisi, ancora una volta c'è grande attenzione su di lei, ma dobbiamo dire grande attenzione sulla relazione che lei ha fatto. Viviamo in un territorio particolare, però lei ha voluto segnalare alcuni punti specifici. Sì, alcuni punti specifici che non è la prima volta, ripeto, già fatti in passato, quando ancora tutto quanto la crisi che si sta verificando a questo territorio soprattutto non era arrivato, ma si parlava di alcuni problemi che poi nel tempo si sono accresciuti, si sono acuiti, tant'è che ancora noi come Calabria siamo all'ultimo posto delle regioni italiane per quanto riguarda l'occupazione, nonché siamo all'ultimo posto per quanto riguarda anche l'invocazione che noi di continuo stiamo facendo ed è stata fatta all'allora Presidente della Repubblica quando è venuta a Crotone, che a un certo momento bisogna non solo dare lavoro ma eliminare le disuguaglianze sociali che esistono e che perdurano. Non è concepibile che ancora oggi noi dobbiamo fare le differenze e le differenziazioni tra gente del nord e gente del sud. Sono diritti sacrosanti sanciti dalla Costituzione che devono trovare concreta applicazione. A tutto questo aggiungiamo anche che noi abbiamo questa fuga dei cervelli che ha portato la crescita in altre regioni e che hanno indebolito il sud. Indubbiamente che emigrazione che non si sta fermando assolutamente, ma qualsiasi giovane in possesso di un pezzo di carta per poter attuare le sue giuste rivendicazioni, il suo giusto desiderio di essere utile alla società, al mondo, deve necessariamente andare fuori per cercare di lavorare, di trovare occupazione. Iniziative come queste servono un po' a seminare la speranza? Certamente, la speranza, come dice il proverbio, è l'ultima a morire, però a un certo momento al di là della speranza dobbiamo tutti quanti essere nelle condizioni di poter appoggiare, suggerire, creare nei giovani delle aspettative per cui dobbiamo rendere loro necessario che a un certo punto sì, possono andare fuori a trovare posti di lavoro, ma poi devono ritornare nel loro paese, nel loro territorio per cercare anche di riversare sul territorio stesso le esperienze che hanno acquisito all'estero. È molto interessante questa giornata che si tiene qui nella sala consigliare del Comune di Crotone come ogni anno e dobbiamo dire che si sta tentando in tutti i modi di affermare il concetto di lavoro e di dare spazio a chi il lavoro lo ha fatto da sempre e lo ha fatto nel migliore dei modi. Sì, infatti è una iniziativa molto molto apprezzabile e molto utile, anche perché la disamina che viene fatta a proposito del lavoro e delle onorificenze da concedere e quindi implicitamente anche su come il lavoro è mutato, rappresentano questi tutti motivi molto importanti sui quali è opportuno fermarsi a riflettere e analizzare. Quindi l'apporto che la Federazione dei Maestri del Lavoro Provinciale, ma stamattina sono presenti i consoli e le federazioni di tutte le altre province della Calabria, cosa questa che fa dire all'amministrazione comunale che veramente si tratta di una bella organizzazione, la presenza anche l'intervento della prefetta, la dottoressa Di Stani, sono stati motivi indubbiamente molto significativi, molto importanti sui quali la comunità crotonese è invitata a riflettere e quindi anche la vostra presenza qui che poi portate nelle case delle persone e tutto quanto quello che si svolge in sede pubblica rappresentano dei veicoli, dei momenti molto molto opportuni. Sono temi su cui riflettere perché poi in realtà noi ci dobbiamo confrontare
confrontare con quello che è la nostra quotidianità. E noi parliamo sempre di fuga di cervelli, proprio perché è finito il periodo dell'industria, Crotone ha ancora avuto molte difficoltà a scoprire una nuova identità. Infatti, vabbè, questo è un problema sul quale stiamo riflettendo e stiamo lavorando come amministrazione comunale, anche perché il problema dell'identità noi riteniamo che sia un problema molto grosso di una comunità, un problema di appartenenza che dà forza, che dà coraggio e che un'amministrazione ha il dovere di identificare, di trovare in maniera tale da trovare la coralità di tutta la comunità locale. Ritornando al problema del lavoro, basti pensare a come si svolge oggi il lavoro, sulla fugacità degli incarichi, la presenza dei giovani all'interno di imprese è oramai massimo 2-3 anni perché si cambia continuamente e in effetti la stabilità del lavoro la si ha forse soltanto nel pubblico, e quindi l'appello che io mi sento di fare è che soprattutto nel pubblico ci dovrebbe essere una maggiore dedizione al lavoro, proprio perché serve alla collettività. Eccellenza, parlare non solo del lavoro quando vanno premiati quegli imprenditori, quelle persone che lavorano da tanti anni, da almeno 25 anni nella stessa azienda, ma anche parlare sui temi del lavoro che riguardano questo territorio, questa realtà in grande difficoltà. Certo, queste giornate sono utili proprio perché servono a stimolare la riflessione, perché parlare soltanto di momenti celebrativi è importante, certamente dà soddisfazione agli insigniti, alle loro famiglie, però sono anche, diciamo, opportunità per sviluppare una riflessione comune su temi che nel nostro paese sono, come dire, vitali. Il tema del lavoro, secondo il mio punto di vista, è un tema vitale, perché naturalmente è un tema che incide sulla, diciamo, non solo sotto il profilo individuale ma anche sotto il profilo collettivo, perché se le persone lavorano c'è tenuta sociale, c'è crescita democratica, oltre che naturalmente crescita economica. Ecco, quindi in una situazione come quella di Crotone questo ragionamento e questa riflessione serve a spingere un po' tutti quanti verso la necessità di fare gioco di squadra e di pensare come risolverlo il problema. Beh, certamente fare gioco di squadra è la regola numero uno in territori, diciamo, piccoli e che sono, diciamo, che hanno necessità di non ulteriormente frazionarsi in rivoli e rivoletti. Però naturalmente il tema non è un tema semplicemente locale, questo è un tema non solo nazionale ma ultranazionale, perché la, diciamo, modalità con la quale oggi il sistema economico imprenditoriale si sviluppa richiama delle logiche che non possono essere esclusivamente locali. Questa è la riflessione che io ho portato al tavolo. Quindi chiaramente è di un mondo del lavoro che va tutelato dappertutto e soprattutto che siano rispettate le regole e il sostegno a chi vuole fare impresa. Certo, innanzitutto a livello, diciamo, nazionale noi possiamo cercare di trovare quanti più strumenti possibili per la tutela occupazionale di chi il lavoro ce l'ha, di chi il lavoro lo ha perso, gli strumenti per cercare di incentivare le imprese alle assunzioni, però poi dobbiamo fare anche un ragionamento che è naturalmente più ampio, perché la globalizzazione implica anche scelte imprenditoriali che possono essere di contrasto malgrado tutto gli strumenti che sono messi a disposizione. Ci sono i dati anche per quanto riguarda la fuga dei cervelli e diciamo che dall'Italia sono tanti quelli che se ne vanno e molti dal sud. Questo, diciamo, è appunto uno degli aspetti su cui fare una riflessione, perché effettivamente oggi per i nostri giovani c'è una difficoltà a trovare un posto di lavoro e quindi la fuga dei cervelli è l'immediata conseguenza di tutto quel ragionamento che abbiamo sviluppato. Comunque questa è una bella iniziativa, tantissime persone presenti, ma soprattutto, ecco, la voglia di essere vicini a quanti hanno veramente lavorato con impegno nel nostro territorio. Certamente, perché come dicevo prima la giornata non è solo una giornata di riflessione ma anche di celebrazione. E lei è il console regionale della Calabria per i maestri del lavoro e dobbiamo dire che in realtà queste iniziative fanno bene, sono un sussulto di orgoglio anche per i territori e oggi per Crotone. Sì, io diciamo la verità, che io
io svolgevo già il compito di console provinciale della Calabria per tanti anni, prima di arrivare ad assumere questo incarico di console regionale. Ho imparato, ho seguito Crotone, perché diciamo che il fatto stesso che qua abbiamo un ex presidente, vicepresidente nazionale, che è l'avvocato Scalise, che oggi sarà lì a relazionare, e abbiamo in atto un viceconsole regionale che è Mario Lombardo, che è attualmente a Roma in riunione di consiglio. Qui ho imparato qua il mestiere, ho appreso e mi sono messo in testa di divulgare questi principi a tutti quanti. Per me, io ho assunto questo ruolo per fare proprio da collante fra tutti i consolati della Calabria, tant'è che ad ognuna di queste cerimonie pretendo e chiedo che tutti i consolati della Calabria siano presenti con le loro rappresentanze. Tant'è vero che vengono un po' numerose, oggi il cattivo tempo ha bloccato molte autovetture e ci manca tanta gente, ma abbiamo avuto delle cerimonie a Reggio Calabria, l'abbiamo avuta a Cosenza, ce l'abbiamo a Cosenza, ci sarà a Catanzaro, dove la gente deve sentirsi unita, deve partecipare senza esclusione da parte di nessuno. Infatti noi non andiamo a rottamare, tant'è vero che la presenza dell'avvocato Scalise, ex console di Catanzaro, ex console regionale, ex vicepresidente nazionale, ex membro del Consiglio dei Popolivi, che ormai come se fosse andato in pensione, noi l'abbiamo fatto rientrare e abbiamo ritenuto con una nuova idea che tutti i consoli regionali di consegnare delle targhe di riconoscimento a tutti quei maestri del lavoro che si siano impegnati, si siano fatti avanti per portare avanti questi principi nel campo letterario, nel campo sociale, nel campo lavorativo. E il maestro del lavoro, vice console regionale emerito, oggi sarà premiato con una targa che tutti i consoli provinciali, il console regionale consegneranno. Tutti assieme abbiamo fatto questa scelta e ho preteso che sulla targa venissero emessi i nomi di tutti i consoli provinciali che hanno partecipato a fare questa consegna, a riconoscere questi meriti qua, perché riteniamo che fino a quando c'è un alito di respiro i valori non vanno dispersi ma vanno tenuti e accomunati vicino. Questo è lo scopo che mi sono prefisso, l'abbiamo già fatto una quindicina di giorni fa a Paterno Calabro, un incontro con il consolato di Cosenza. Continuiamo su questa strada perché vogliamo che la gente sia vicino e diffonda questi principi, naturalmente con l'aiuto delle istituzioni, perché senza la presenza dell'istituzione perde di sacralità, perde di tutto questa qua. E noi questo è quello che ci siamo prefisso e con questi principi cerchiamo di andare avanti. E questa è la giornata dei maestri del lavoro. Belle le relazioni, interessanti, perché chiaramente mettono proprio in risalto l'importanza del lavoro, in particolar modo quelle persone che hanno dato il contributo per la crescita del nostro territorio. Beh, sicuramente. Noi ci siamo posti quest'anno un obiettivo diverso, che è quello di contribuire a dare il nostro apporto a una situazione che fra qualche anno potrebbe far quasi scomparire questa onorificenza, che è un'onorificenza importante concessa dal Presidente della Repubblica, per mancanza di requisiti, perché questo requisito dei 25 anni continuativi, come accennava poco fa Sua Eccellenza il Prefetto, si trovano solo ormai nella pubblica amministrazione. È difficile individuare una persona che abbia fatto 25 anni presso la stessa azienda con il mercato del lavoro che ci troviamo. Quindi cerchiamo un po' di dare un contributo, come anche la Federazione Nazionale sta cercando di dare, per aiutare un po' le parti più vicine del Parlamento, per far sì che venga modificata questa legge che oggi appare quasi anacronistica. Diciamo che il tema è molto interessante, ma devo dire che in realtà, sentendo anche un po' quelle che sono le relazioni, come in questo momento quella del dottore Scalise, significa che in realtà c'è voglia in ogni caso di dare spazio a quelle persone, a quel mondo, anche il mondo imprenditoriale, dobbiamo dire, che hanno avuto nella nostra città un ruolo importante, ma che vivono oggi anche momenti di difficoltà. Sicuramente, ma il nostro territorio su questo argomento purtroppo resta estremamente penalizzato, perché ha avuto le grandi fabbriche che sono chiuse, sono andate via, e quindi anche tutta quella gente che magari aveva non solo i requisiti ma che aveva costituito la forza vera e vigorosa del nostro passato industriale non può essere premiato,
perché la chiusura delle fabbriche ha creato una cosa di questo tipo. Noi difatti stiamo spingendo sulle piccole e medie imprese, che ormai per quelle poche che sono rimaste nel nostro territorio, per far sì che si presentino queste domande che vengono fatte entro il 31 ottobre per poi essere vagliate, sottoposte ai consigli sia regionali che nazionali al Ministero del Lavoro, per il riconoscimento che sicuramente è un momento di premio ma anche di esaltazione della figura del lavoratore che si è distinto anche contribuendo alla crescita degli altri. Chi sono i premiati di questa giornata? Oggi premiamo, diamo le motivazioni ai due premiati del 1° maggio di quest'anno, che sono Antonio Curcio della Carmet e Schiaccianoce della Salvaguardia Ambientale, e poi diamo il riconoscimento, noi premiamo in questa occasione chi ha compiuto 10 anni dalla nomina di maestro del lavoro, 20 anni o 30 anni. Quest'anno riconosciamo a Bernardo Vaccaro, che compie 10 anni dal riconoscimento, quindi dalla consegna della stella al merito, e poi premiamo l'avvocato Scalise, che ne compie 30, e al tempo stesso purtroppo lo dobbiamo dare uno alla memoria, che abbiamo appreso proprio appena ieri che un altro nostro associato, Alessio Cavarretta, era deceduto in Catanzaro nel mese di settembre e non sapevamo nulla. Lo diamo alla famiglia perché è giusto che venga riconosciuto questa permanenza nell'associazione.